Ma il Fondo Salva Stati, lei ha condannato chiaramente. Fondo Salva Stati è una sola che ci stanno rifilando potentissima, che diciamo in realtà ci hanno già rifilato nel 2012, cioè un presunto Fondo Salva Stati al quale partecipano tutti gli Stati dell'Unione Europea. L'Italia ha già versato 15 miliardi di euro, è la metà della finanziera che stiamo facendo. Si è impegnata per oltre 100 miliardi di euro per contribuire al Fondo Salva Stati, ma non potrebbe accedere al Fondo Salva Stati, perché le regole del Fondo Salva Stati dicono che tu puoi accedere solo se sei diciamo in linea con i parametri. Noi sappiamo che l'Italia non è in linea con i parametri, in realtà quasi nessuno lo è. Oggi al Fondo Salva Stati, a cui tutti partecipano, potrebbero accedere 7 nazioni: la Germania, l'Olanda e alcuni 5, Malta, Lussemburgo, questi paesi piccolini. Io dico che non è una cosa molto intelligente. L'alternativa è che tu puoi accedere al Fondo Salva Stati ma vieni commissariato, cioè non sei più padrone della tua politica economica. Quello che è accaduto in Grecia, dove la stampa italiana non ha avuto il coraggio di raccontare che quando è intervenuta la Troica in Grecia sono aumentati addirittura i casi di mortalità infantile. Chiaro? Quindi io dico che non è una cosa normale. Adesso propongono una modifica restrittiva del Fondo Salva Stati e pare che Conte abbia dato l'ok a giugno senza dire niente a nessuno, e sarebbe un tradimento, sarebbe scandaloso, sarebbe una cosa intollerabile. Noi su questo siamo pronti a fare le barricate. Io temo che ci siano ottime possibilità che Conte, per avere in cambio sostegno da parte dell'Unione Europea, abbia, diciamo così, firmato qualche cambiale di troppo, e questo non si può fare, e se è accaduto gli italiani lo devono sapere.